reginetta del gossip e delle polemiche. Non c'è pace per Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi invidiatissima fidanzata di Andrea Damante. Lo lascio, lo lascio e torno a Roma. Dopo la lite in diretta TV al Grande Fratello VIP con Asia Nuccetelli, a innescare lo scontro furono proprio le attenzioni della giovane Asia per il suo Andrea. Giulia ha catalizzato gli obiettivi dei paparazzi, ma ora sembra iniziare a farne le spese. Ogni suo passo falso, infatti, finisce per diventare un caso sui social e pare che la bella Giulia stia iniziando ad accusare il colpo, tanto che ospite del Maurizio Costanzo Show, a fine puntata si è rifiutata di fare la tradizionale passerella di saluti sul palco. Che si sia montata la testa? Tra i fan sono in molti a esserne convinti. Già qualche giorno fa la bella Giulia era stata travolta dalle critiche a causa di una foto postata su Instagram in compagnia del suo nipotino. Lo scatto la ritrae in reggiseno accanto al neonato. Pare però che nell'immagine il suo amore di zia c'entri ben poco. A molti infatti non è sfuggita la marca dell'intimo di Giulia, messa, forse non proprio casualmente, in bella mostra. Ed eccola servita su un piatto d'argento l'ennesima polemica alimentata dai commenti infuocati di chi la accusa di sfruttare un bimbo per farsi pubblicità.